Da quando sono nato ho saltato decine e decine di giochi soltanto perché sono nato troppo tardi, perché non potevo conoscerne l'esistenza quando ero piccolo e perché non se ne parlava dove sono cresciuto. Poi ho continuato a saltarne a pacchi perché non avevo la console giusta o perché prima magari non mi piaceva un genere. Tante, tante occasioni sprecate, tanto passato dimenticato, tante questioni insolute. Oggi come ieri, se qualcuno mi chiede cosa ne penso di Resident Evil, di Final Fantasy, di Zelda, io non so che dirgli perché non ne ho giocato manco uno. La nostra sete di conoscenza non si può fermare sempre a no, questo genere no e simili, come dicevo in quest'altro video of the year. Ed in realtà non si ferma neanche là. La ricerca di un'ossessione, dell'amore, della bellezza si può condurre anche nel passato e si può condurre con decine di criteri diversi. Come in questo caso ricercare quali sono stati i capostipiti o gli esponenti di un genere o semplicemente i cult generazionali. O verificare che tutti quanti i candidati di un Game of the Year meritassero effettivamente quella candidatura, o semplicemente qualsiasi cosa colga il nostro interesse. Questa esigenza mi ha spinto a chiedermi quali sono con esattezza i giochi che voglio recuperare per cultura del medium o per mero interesse mio, e ad appuntarmeli tutti, e non solo, anche dargli il via a un piccolo esperimento da condurre con nessuna aspettativa in particolare, che però mi invoglia a tenere traccia dei progressi che faccio in merito. In questo mese ho catalogato tutti i giochi che ho già giocato e verso cui nutro interesse e voglio recuperare, usciti dal 1996 fino ad oggi, ordinati anno per anno. E per spingermi ancora oltre ho aggiunto dei filtri per permettermi di capire se possiedo già quei giochi o devo ancora comprarli o emularli, e se l'ho già giocati, per l'appunto, in un tristissimo documento Excel. Seguono le seguenti eccezioni che possono far scaturire delle domande: se un gioco l'ho già giocato ma non lo possiedo, è solo mero ordinamento perché magari me l'hanno prestato, o l'ho giocato grazie a un abbonamento, i giochi con quella sfumatura atroce di blu sono quelli che non mi farei problemi a droppare, e adesso ci arriviamo, e quelli in rosso sono stati droppati. Un caso estremamente particolare è Fallout New Vegas perché sì, tecnicamente l'ho giocato già, ma l'ho giocato malissimo e di fretta, quindi conta come da fare. Non compaiono altri giochi che non ho terminato, anche se a questo punto li aggiungerei in qualche modo, se me ne ricordo, e non compaiono naturalmente cose di cui non me ne frega nulla, per questo non c'è nessun FIFA, nessun Call of Duty dopo Black Ops 2, e non compaiono tutti quanti i titoli di tutte le saghe, ma solo alcuni titoli specifici, ad esempio quelli di Persona o Super Mario. Di alcuni è inserito il primo episodio soltanto di una serie perché chissà come va, in futuro non voglio infilare nel backlog troppa roba. Alcuni giochi sono inseriti solo per curiosità, alcuni per necessità, alcuni per ardente desiderio di conoscenza, ma ciò che comunica la visione di insieme è che sono troppi. Quando avevo cominciato a fare la lista, buttandola giù anche abbastanza rapidamente, soltanto dal 2000 in poi ammontavano a 185, adesso non voglio comunque contarli per paura, ma diciamo che sono circa 200. Questa cosa, unita al fatto che per quello che faccio ho sempre meno tempo per nerdare, porta inevitabilmente a prendersi alcune libertà che una persona normale non si prenderebbe. Ad esempio, riservarsi il diritto di non terminare al 100% ogni cacchio di gioco soltanto perché altrimenti la fanbase comincia a strillare autisticamente, esplorare meno del solito, fare meno contenuto secondario del solito, tutto questo ovviamente se non mi comincia a prendere tanto, si intende? Fino anche a giocare in modalità facile o arrogarsi la facoltà di droppare un titolo prima del normale o prima che qualcuno dica no no, fidati, vai avanti, vai oltre la metà del gioco. Che è uno dei punti a cui volevo dedicare uno spazio un po' più ampio, prendendo in considerazione due casi, di cui uno molto recente. Quello meno recente è Control di Remedy, e qui sarò brevissimo perché non posso non dire che è proprio una cosa personale, credo. Mi fido assolutamente del lavoro di Remedy e di tutto il bene che gli si dice, ma presso di me Control non ha proprio attecchito e credo sia un insieme di fattori che non incontro nel mio gusto, tra cui l'ambientazione, che sono uffici e credo non ci sia cosa che detesto di più, il tema SCP e il backtracking in un posto che detesto, per l'appunto, e in cui mi perdo appena svolto due angoli, però, permettetemi un moto d'orgoglio personale, ci ho provato due volte. Due volte l'ho abbandonato, ma non ne parlo mai e piuttosto preferisco dire che semplicemente io non sono il suo target. Quanto al caso più recente, invece, dell'ultimo mese. All'annuncio di Gotham Knights ero contento ugualmente, anche se sapevo che non sarebbe stato un Batman Arkham, né uno spin-off, né niente. Mi interessava, appunto, non mi sono mai lagnato su, però in Arkham Knight di qua di là che l'ha fatto un altro studio, è ambientato in un altro universo e quant'altro. Poi però sono cominciate ad arrivare le brutte notizie, come la cancellazione delle versioni per vecchia generazione a così pochi mesi dal lancio, e poi il framerate a 30 fps fisso, bloccato sulle console di nuova generazione, con l'impossibilità di disporre delle ormai consolidate da 2 anni a quella parte, modalità, qualità e performance.
segni più che mai evidenti che il team non stava prestando molta attenzione all'ottimizzazione del suo software e che su PC avremmo avuto problemi anche noi altri, perché se non riesci a ottimizzare un software per 3 hardware standardizzati, figurati per centinaia di combinazioni possibili nell'hardware PC. In seguito, l'annuncio che il multiplayer poteva ospitare soltanto 2 giocatori su 4 cavalieri disponibili è stato grasso che cola, visto che implementare la coop per 4 giocatori soltanto settimane dopo il lancio non si sposava per nulla bene con un lancio che è stato tutt'altro che positivo. I problemi di ottimizzazione si sono fatti sentire ovunque, la progressione dei personaggi è stata reputata poco incisiva, sono stati fatti notare anche problemi di senso addirittura, come la lentezza disarmante della moto o l'assenza, mio Dio, di una meccanica che assolva a una qualunque funzione tra deflessione, contrattacco o parata nel sistema di combattimento di cui dispone gente addestrata da Batman, oltre che una narrativa tutt'altro che esaltante. Sono 8 parole, ho dedicato 8 parole solo alla narrativa, perché dire che apologeticamente è fatto per i fan e ti piace soltanto se ti piacciono i fumetti, prende solo dai fumetti, eccetera eccetera, ti può salvare soltanto la narrativa. Non è che se sei fan dei fumetti allora ti trovi tranquillamente d'accordo col fatto che non hai perre in combattimento. Non hai contrattacchi, la moto è solo un pochino più veloce delle macchine, le poche, le sparutissime macchine che si incontrano a Gotham. Credo si capisca facilmente cos'è che mi ha spinto alla fine a fermarmi dopo 10 ore di Gotham Knights, ma proverò a riassumere. La storia non decolla, il sistema di combattimento mi è parso a tratti stranamente pesante ma consistentemente spoglio di una meccanica che il gioco stesso urla per la sua inclusione. Il Bat triciclo lì è lento al punto che ho provato a scaricare una mod che aumenta la velocità quando si impenna, però non mi funzionava. Per quanto mi divertisse attraversare la città affidandomi solo al rampino e ai saltoni, finiva di emozionarmi molto presto. Tutte le volte mi infastidisce veramente tanto dover avere una base delle operazioni dove bisogna per forza tornare così spesso dopo quasi ogni missione fatta nel mondo aperto e per giunta staccata dal mondo aperto. E anche lo stealth non sembra affatto né soddisfacente, né importante, né fatto bene, perché non veniva rilevato bene quando potevo fare un abbattimento, e nemmeno divertente. Ho iniziato con Robin, ma poi mi sono scelto Batgirl, perché ovviamente è la sua qualità maggiore, e ho provato a sbloccare subito il mantello, perché ogni cavaliere può sbloccare un'abilità personalizzata per l'attraversamento aereo insieme a un altro albero delle abilità. Quello che mi interessava di più ovviamente è il mantello, perché mi interessava andare in picchiata e anche riprendere quota, insomma planare alla Batman, insomma, all'inizio è pure soddisfacente connettere un riavvolgimento di rampino con una bella planata, ma, e qui ho dovuto tagliare diverse righe di spiegoni che sono superflui, in Gotham Knights si avverte che la fisica non è stata implementata molto bene, la cosa mi disturba assai. Alla fine non ho riassunto tantissimo, ma spero si sia capito il punto. Non posso continuare a trascinarmi Gotham Knights quando ho così tanti altri giochi a cui dare attenzione. In compenso, visto che non l'ho finito, non gli dedico interamente un video, non lo includo nelle cose che ho giocato quest'anno e ne parlo praticamente solo qui per esemplificarlo e spiegare quale sarà la mia forma mentis da ora in avanti. Cominciarlo era comunque nel mio interesse perché figurava nel backlog, è stato inserito in Game Pass e quindi perché no, ma credetemi, disinstallarlo è stato ancora più nel mio interesse perché anziché dedicargli altre 20 ore pur di finirlo, posso investire questo tempo in altre voci che compaiono in questa lista e Dio sa che ho già cominciato. Il vero dramma non è quanto in potenza Gotham Knights avrebbe potuto fare per la mia persona, per il mio videogiocatore, piuttosto che più tempo passa, più vengono annunciate cose che inserirò nella lista dei desideri, più scopro altre cose che si coloreranno di giallo o di quel rosso sbiadito nel backlog attuale, più perdo slancio, trasporto e concitazione nel giocare e provare cose nuove. E in tutto questo sto calcolando soltanto in minima parte i giochi che mi vengono proposti dagli editori o che richiedo io, come quest'anno è stato il caso per Hitman oppure per System Shock, anche perché negli ultimi 2-3 mesi soprattutto non sapete quanti ne ho declinati. Lo stesso discorso più o meno si applica al rigiocare certi titoli, se non fosse che adesso lo faccio solo perché ci faccio il contenuto sopra, no, le run qui su Twitch eccetera. Rigiocare così a caso per conto mio, solo per me, just cause, l'ho detto apposta così ha senso in Itanglish, diventa un affronto per qualunque altro gioco nuovo avrei potuto iniziare e terminare, scoprire, registrare, streamare, qualunque cosa praticamente. Questo porta direttamente a un altro problema. Più scelta hai, più sei indeciso, più rischi di non scegliere semplicemente niente, e non si applica solo al gaming backlog, a volte si applica anche al gioco in sé. Ad esempio gli open world massivi che dall'inizio ti dicono puoi andare dove ti pare, fallo, forza, vai, perditi.
il che il risultato è solo spaesamento e dispersività per la mancanza di poche opzioni concrete, che sia solo un bivio o l'impossibilità di arrivare a New Vegas in linea d'aria perché poi ci trovi Deathclaw davanti, e se vai a destra ci sono i Cazador, quindi vai nell'unica altra opzione possibile. Questo è tutto design. A farmi venire in mente questo paragrafo è stato un fatto successo un po' di anni fa, in cui una catena di fast food ha aumentato il numero di opzioni sul menu riscontrando meno ordini, perché c'era talmente tanta scelta che alla fine alla gente passava la fame. Tagliando di molto la scelta nei menu, invece, la gente aveva ben chiaro quali fossero le poche opzioni a disposizione, decideva più in fretta e ordinava più in fretta. Se vi sono familiare è perché il concetto era espresso bene dall'asino di Buridano, il concetto filosofico secondo cui se metti due cumuli di paglia uguali davanti a un asino, lui non riuscirà a decidere quale andare a mangiare alla fine. L'inedia terminerà la sua esistenza, va bene così YouTube? Va bene? Mi premonisco che è meglio. Ecco, se nel vostro backlog figurano appena 5 titoli, sicuramente sarà più facile scegliere a cosa dedicarvi piuttosto che perdere tempo ad esaminare ogni singola opzione su 185. Un modo decente ed efficace di farlo magari può essere indagando e vedere quanto durano i suddetti titoli, se in un dato momento ad esempio avete voglia di un gioco più breve o di uno che vi occupi molto tempo. Durante il lockdown ad esempio un sacco di persone hanno optato per quest'ultima opzione, o si possono ordinare e vedere se vi conviene cominciare dal primo di una saga anziché da quello più acclamato che però si trova in mezzo, o condividere questo video e decidersi a disinstallare il Battle Royale di turno, che diventa una comodità da aprire quando sei indeciso su cosa fare perché tanto quel gioco è il tuo comfort game. Peccato che più tempo dedichi a lui, meno tempo hai per tutto il resto e il tuo bagaglio culturale si stringe. Il prossimo anno uscirà una caterva di roba, come sempre. L'hype della release appena uscita sovrasta la voglia di cominciare finalmente Sleeping Dogs in live. E per farla breve, nel 2024, tra Stalker 2 se Dio vuole, Black Myth Wukong, il remake di Persona 3, Giappo Odyssey, Hollow Knight Silksong, sto scherzando, Silksong non esiste, era un'allucinazione collettiva. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, in realtà pure il Prince of Persia Metroidvania, non so cosa dovrò posticipare e quanto mi sentirò in colpa per questo, ma l'altro scoglio da evitare è proprio questo, sentirsi in colpa per dare una qualunque, qualsiasi preferenza. Non posso fare slut shaming a qualcuno che nel backlog ha già messo Far Cry 2, Stalker, Cocoon, System Shock, Dishonored, se quando esce il nuovo Like a Dragon è troppo in hype per lui e posticipa i suddetti giochi nel backlog. È una cosa che succede a tutti. Mass Effect, God of War, Cyberpunk, Demon's Souls saranno ancora lì quando avrò finito Hellblade 2, o Metaphor Re Fantazio, giuro si chiama così, o quando avrò finito di ignorare Skull and Bones e Kill the Justice League, anche se dobbiamo ammetterlo, non ci vuole molto ignorarle. E saranno comunque ancora lì dopo che mi sarò detto, sai che c'è? In realtà mi va di mettere le mani prima su Mario Galaxy, o su Alan Wake, o su Journey. E va benissimo così. Ciò che proviene da dentro di noi non deve essere sempre ostacolato, al contrario. Sentite la musica, è un momento poetico. Non lo rovinerò con una battuta sul fare un'altra run su Odyssey. Volete esorcizzare l'hype per Blade, il neoannunciato gioco di Arkane? Giocatevi Dishonored, che è sempre di Arkane, così capite come lavora lo studio e potete crearvi un'aspettativa. O scendete pure fino a Dark Messiah of Might and Magic, o esplorate il suo genere di riferimento, l'immersive sim, perché Dinga Bakaba l'ha chiamato un immersive sim Blade. E io non me lo dimenticherò e userò questo tweet per distruggerlo se non dovesse esserlo, e provate Weird West o Deus Ex. Così continuerete a costruire il vostro backlog, perché ricordate, terminare il backlog è due cose, impossibile e non necessario per essere felice. Bisogna pensarlo proprio come l'armadio pieno di vestiti che si guarda dall'esterno, magari non vuoi metterti una cosa in particolare perché l'occasione non lo richiede, o perché la stai conservando per un'altra volta, ma è sempre meglio avere diverse opzioni per ogni occasione. Ora ho circa 200 giochi da recuperare e il video della roba che ho giocato nel 2023 da scrivere e recitare. Comunque se volete vedere la lista completa del mio backlog seguitemi su Instagram perché la caricherò lì, tanto Instagram lo uso solo per le comunicazioni veloci e per i meme, sia mai si comincino a vedere meme degni. Ho ancora un po' di chiavi di gioco da dare in giveaway durante i livestream, grazie a questi signori, alla prossima e buon Natale. Ehi, benvenuti al post video, all'inizio immaginavo di dilungarmi molto di più per questo video, ma molta gente dice che la mia voce è rilassante, quindi ora procederò a parlare a braccio così saremo contenti tutti quanti. Io sono stato male di recente e questa registrazione è postuma alla mia guarigione? Mio Dio, l'ho espresso veramente male. Vedi perché non parlo a braccio? Vedi perché non lo faccio mai? Fatto sta che tutto quello che avete sentito prima del post video era ancora con gli ultimi strascichi di raffreddore, mal di gola e altre amenità del genere. Quindi se sono riuscito a mascherarlo almeno un po',
kudos a me e kudos anche al progetto su Vegas che si è visto arrivare tipo una registrazione vocale di un'ora e poi alla fine è stato un video di 15 minuti per puzza. Il gioco che vedete a schermo adesso è Bloodwest, è una produzione indie che è stata un anno circa in Early Access e poi alla fine è uscita all'inizio di dicembre. E io lo stavo anche già tenendo d'occhio, ma poi gli sviluppatori hanno preso e mi hanno dato la key del gioco e col fatto che stavo male l'ho recuperato tardissimo e non sono riuscito a farci un video degno. Quindi a un certo punto ho preso, l'ho buttato lì in streaming e buono a tal secchio, comunque sia nel video di fine anno ne parleremo un po' più approfonditamente. Sappiate solo che tra le cose che ho giocato quest'anno, Bloodwest è una di quelle che mi ha tenuto incollato lo schermo, ma tipo tantissimo, hanno fatto soltanto cose come Persona 5, o Stalker, o Dishonored. Ecco, l'esperienza è un po' più simile a Dishonored, ma comunque tempo al tempo, e visto che l'ho menzionato, il video di fine anno comincia proprio con me che dico, ok, stavolta lo facciamo arrivare in tempo, perché quello dell'ultimo anno, casini, è uscito alla fine di gennaio praticamente. E ovviamente che cos'è che deve succedere? Che la mia famiglia rispetta ogni anno la tradizione di sentirsi male a Natale. Quindi, applausi un'altra volta, anche questo video potrebbe uscire l'anno successivo. Dunque, pure le live dell'ultima settimana dell'anno in sostanza sono a rischio. Anche se comunque è molto più agile il tipo di live che stiamo facendo adesso, cioè ho delle cose da recuperare tipo one shot o che si possono completare in poco tempo, quindi al massimo copiamo due live stream, tre live stream, tiè? Le facciamo, scopriamo cose nuove, scopriamo giochi che avevo in libreria magari che volevo recuperare, backlog. Dunque smetto anche di disdegnarle il blind run in live, infatti ho menzionato Sleeping Dogs prima proprio per questo. Cose eccessivamente lunghe, impegnative da recuperare magari in live no, tipo Elden Ring col cavolo che me lo vedete giocare in live. Nel frattempo ho posticipato molto a lungo dei video che volevo fare perché non sapevo bene come strutturarli. Ma anche e soprattutto perché sono argomenti abbastanza divisivi, cioè non divisivi nel senso il PC è meglio delle console, fatevene una ragione, punto. Uno, perché è superfluo dirlo, due, perché è una cosa molto facilmente smontabile, come dico sempre, perché basta una cosa molto semplice. Chi dei due può riprodurre League of Legends? Il PC, per questo sono meglio le console. Ma a parte il meme è proprio un discorso con cui potrei fare zero contenuto perché giriamo sempre intorno alle stesse cose. È mai soldi, è mai giochi craccati, è mai giochi in bundle, è mai le esclusive, è mai il fatto che puoi fare più cose, è mai il fatto che puoi fare anche queste cose, bla bla bla. Non è un tipo di contenuto per cui opterei, perché alla fine significherebbe soltanto dire la mia su questo argomento, punto. E dubito che a qualcuno interessi la mia, io al massimo vi posso dire, oh, sembra strano, però sto gioco preferisco giocarlo con mouse e tastiera? Strano, però sai com'è, mi ci trovo. In realtà mi riferivo a una tipologia di video con cui bisogna per forza di cose comunicare una premessa universale che poi all'interno va espressa in modo che suoni altrettanto universale. Non so se mi sono spiegato, non è che posso spoilerarvi i video così, ma è tutta roba che vedremo più in là. Forse faccio ancora in tempo a rendere il video wrap-up di fine anno una top di tutti i giochi che ho giocato quest'anno, però non lo so, non mi piace il concetto di top, ma in ogni caso fatemi sapere. Vi rimando al mio account inutile e vagamente superfluo di Instagram, dove c'è scritto solo DM importanti per un motivo, ma comunque trovate in 10 riquadri diversi tutto il backlog del documento Excel. In effetti potrei o non potrei far partire gli eventi live, i famosi ex eventi live, sul server Discord sotto forma di sondaggio su ok, non so che gioco giocarmi, questo o quell'altro, e poi lascio che... sì, mo me l'appunto subito. Beh, reitero il buone feste e buon tutto, idratatevi, giocate Stalker e Far Cry 2, non preordinate, passate ovunque le solite cose, Humble Bundle, sapete leggere e bla bla bla, ma soprattutto studiate il vostro backlog.